c'è ancora con il nostro Le Fonti Advisory Update, che rispetto alla parte precedente della diretta ci porta ad analizzare ancora un po' gli scenari che riguardano il post riconferma di Mattarella, diciamo così, post Quirinale, ma soprattutto le sfide che il nostro paese, l'Italia, si trova ad affrontare da questo momento in avanti. Allora, e faremo ovviamente poi il punto anche sulle questioni di geopolitica, mi riferisco in particolar modo al tema dell'Ucraina, alle tensioni che si stanno respirando, che se dovessero esplodere ovviamente porterebbero inevitabilmente altri, ci darebbero altri scenari da guardare, no? A cui rapportarci. I mercati prettamente, insomma, in questo inizio dell'anno che hanno mostrato la loro volatilità, l'attesa per le mosse delle banche centrali, insomma, sarà un blocco veramente intenso in cui uniremo tutti i puntini, cercheremo almeno di farlo. Mi farò aiutare da Alfredo Luis Somoza, presidente ICEI, Istituto Cooperazione Economica Internazionale, che torna a trovarci. Alfredo, buongiorno, ben trovato appunto. Buongiorno Emanuele, un saluto agli telespettatori. Sono tante le cose di cui parlare, sei d'accordo? Nel senso che è anche Sì. quasi complicato riuscire a metterle in ordine, proprio per la loro importanza. Credo che non ci sia un tema più o meno importante di un altro. Andiamo, cerchiamo di andare in ordine così mentale nostro, a partire dalle questioni italiane, poi ci spostiamo, allarghiamo l'ambito di indagine. Il post Mattarella, Mattarella bis, ti posso chiedere, insomma, noi ne avevamo parlato nel nostro format, benvenuto presidente, e devo dire che tu avevi azzeccato in particolar modo delle previsioni, cose che poi sono successe veramente. Insomma, Mattarella ha riconfermato, era nelle attese, ma insomma lo diciamo anche in modo un po' rassegnato forse, Alfredo. E purtroppo sì, nel senso io avevo detto che non sarebbe stato probabilmente nessuno dei nomi che facevamo in quei giorni, perché poi c'è stata una girandola di nomi ovviamente molto veloce. Purtroppo sì, nel senso che si ripete uno schema che conoscevamo, che era stato inaugurato con Napolitano. Si ripete per la seconda volta l'incapacità, non per mancanza di persone, perché tanti dei nomi che sono stati fatti sicuramente sarebbero dei nomi molto degni di un Presidente della Repubblica o di una Presidente della Repubblica, ma la classe politica in generale ha perso, in particolare un settore, diciamo, ha perso idea di quello che è l'istituzione. Cioè il fatto che il Presidente della Repubblica non è, per quanto ovviamente essendo un politico è di parte in partenza, ma la persona che viene scelta deve essere una persona che riesce ad andare oltre la propria parte e diventare Presidente di tutti. Quindi non si sceglie un capo partito, non si dice questo è il candidato di questo schieramento, ma si cerca di coincidere, soprattutto non avendo i numeri per farlo da solo, si cerca di coincidere su qualcuno che possa essere garante. Ecco, questo in questo momento purtroppo no. Non è successo perché la politica italiana tutta, centrodestra e centrosinistra, sono in una fase di grande mutazione. Adesso con quello che è successo in questi giorni, l'accelerazione è incredibile. Soprattutto Assolutamente. abbiamo visto praticamente la fine della coalizione centrodestra, con anche la rottura tra Salvini e Meloni e con Forza Italia che fa capire che è interessata a un progetto centrista insieme a Renzi, Calenda, eccetera, un qualcosa di cui si parlava da molto tempo, ma adesso si comincia a materializzare, ma anche dall'altra parte c'è poco, c'è molto da festeggiare, perché si è dimostrato anzitutto che la seconda gamba del centro-sinistra, che doveva essere il Movimento 5 Stelle, in quanto tale non esiste, nel senso che ci sono delle bande, dei gruppi che fanno capo a Conte piuttosto che a Di Maio, piuttosto che a Di Battista, che erano uniti soltanto dalla paura del ritorno al voto, ma non si può dire che siano diciamo, un alleato affidabile e nemmeno si può pronosticare quale sia il peso elettorale. Quindi in Allora, realtà è sì. tutto che terremotato. Ecco, ti faccio vedere, ma continuiamo su questo perché poi in realtà era proprio il punto dove volevo arrivare. Un cartello grafico per la regia, il cartello 3, la politica, l'irrequietudine dei partiti, noi l'abbiamo un po' chiamata così, no? Dove abbiamo evidenziato insomma quelli più evidenti. Poi dopo, come hai ribadito anche tu, Alfredo, è stata un po' da tutte le parti, no? Sì. Però appunto sulla Lega
centrodestra, ovviamente è stata la cosa più impattante, no, che abbiamo Sì. notato. Gli errori di Salvini durante l'elezione del Presidente della Repubblica, ti chiedo se secondo te effettivamente ha commesso errori così, perché c'è chi sostiene che Salvini abbia veramente fatto di tutto, lui stesso lo dice, ma insomma lui è ovvio che lo dica, però anche chi osserva da fuori, chi invece sostiene che sia stato effettivamente quello che ha commesso più errori. Giorgetti minaccia le dimissioni, poi le ritira, anche questa cosa non si è capita molto bene. Meloni ovviamente attacca Salvini, sono senza parole. Giorgia Meloni che dice ora sta a me ricostruire il centrodestra, e poi appunto Movimento 5 Stelle, Di Maio contro Conte, insomma tutti contro tutti, troppi errori della leadership, e poi la figuraccia di Grillo che aveva detto benvenuta Belloni, quando invece poi non è successo nulla su Elisabetta Belloni. Ecco, sei d'accordo con questo schema? Tra l'altro ricordiamoci che benvenuta Belloni di Grillo era in simultanea con il fatto che sarebbe stata eletta una presidente detta da Conte e da Salvini, quindi anche Conte, voglio dire, si è capito, il suo collegamento con Grillo non si era spezzato. Gli errori di Salvini sono stati fondamentalmente due, diciamo tre. Il primo, la grandissima, diciamo, il volere mettersi sotto i riflettori troppo. Cioè, questo protagonismo mediatico che lo ha portato delle volte anche a pagare cose che sono successe che non erano farina nel suo sacco, ma comunque questa sovraesposizione mediatica. E poi due soprattutto. Il primo, la candidatura a Berlusconi, al netto dal giudizio che si possa dare su Silvio Berlusconi, ma presentato come un candidato di parte. Allora, tu presenti un candidato di parte con qualche minima speranza di poterlo eleggere, se hai i numeri per eleggertelo anche da solo, poi dopodiché puoi cercare anche di convincere qualcun altro, ma parti dal fatto che tu comunque potresti fare da solo. Questo non c'era, sapeva benissimo che era un candidato che non poteva funzionare col centro-sinistra, troppo divisivo, eccetera. Il secondo è stato quello di mandare a fare quella brutta fine alla seconda carica dello Stato. La Casellati è stato veramente una pessima. C'è un momento in cui, diciamo, c'è un presidente della Repubblica uscente, far fare quella figura a seconda carica dello Stato, che è quella che eventualmente prende in mano le redini se succede qualcosa a chi sta sopra di lei, che è solo il presidente della Repubblica, è stata una pessima mossa, perché non dovevano arrivare a quella conta, che poi tra l'altro è andata malissimo. Quindi secondo me i due errori sono questi. Poi se vengono attribuiti altri, ma in realtà gli altri sono più che altro perché era quello che andava in televisione. Infatti a Letta nessuno gli dice di aver commesso grande errori, perché lui ha scelto la politica di non farsi vedere, non parlare, non dire nulla. Quindi sì, è stato un po' in disparte, certo, Letta. È stato in disparte. Sì, lui dall'inizio aveva detto che andava bene il Mattarella B, si può dire che alla fine l'abbia incassato, però si può dire un'altra parte che, essendo il segretario della seconda forza politica, la prima seconda forza politica italiana, secondo dei sondaggi, non ha avuto il minimo protagonismo, esatto. Soprattutto non ha avanzato nessun nome che si sappia come, diciamo, proposta da parte dello schieramento centro-sinistra. Quindi centrodestra ne avanzava troppi, lui non ha avanzato nessuno, alla fine come il gioco dell'oca siamo tornati in partenza. Insomma, un po' non pervenuto qualcuno in questa partita del Quirinale, quindi chiaramente anche quello è un errore, in modo diverso, meno evidente, come dicevi giustamente tu, ma è un errore, perché comunque i partiti devono giocare la loro partita, no? Diciamo che non è un errore perché è andata bene, perché se la Casellati per qualche miracolo in aula riusciva a passare, sarebbe stato lui fucilato. Esatto, non avrebbe neanche avuto la possibilità di giocare, cioè la volontà, poi non la possibilità, la possibilità l'ha avuta. Allora ti chiedo anche questo, cartello 2, guarda un po' che cosa aspetta adesso il governo, nel senso che ti chiedo se secondo te Alfredo adesso con il fatto che Draghi resta a Palazzo Chigi possiamo, come dire, respirare più tranquillità, no? Come dire, i mercati, l'immagine dell'Italia all'estero, ecco, queste sono le partite più importanti, a proposito di partite che il governo adesso deve affrontare: fisco, giustizia, parliamo di riforme, pensione, appalti, transizione energetica, pubblica amministrazione, concorrenza, abbiamo detto poco, e non sono neanche tutte. Ecco, e poi naturalmente abbiamo il PNRR che collega tutto, no? Quindi i fondi che arrivano dall'Europa. Ecco, che insomma è tanto, abbiamo un anno perché poi si andrà a elezioni. In un anno, perché poi c'è l'elezione, noi avremo un anno di campagna elettorale che praticamente, se non è già partita, sta partendo in queste ore, quindi come tutti gli anni preelettorali in cui si fa campagna, sono anni di instabilità, soprattutto per un governo che alla guida ha un tecnico
e che ha una grande base, diciamo, di consensi parlamentari, ma che adesso andranno tra un po' ritarati, perché sicuramente Giorgia Meloni, che ha fatto la scommessa di non entrare in questo governo per avere le mani liberi, approfitterà giustamente di questo credito, mentre per Salvini sarà molto difficile restare zitto all'interno della maggioranza. Quindi credo che sarà un anno molto difficile politicamente per il governo Draghi, e il pacchetto di riforme è imponente, quindi io infatti diciamo che la cosa ideale sarebbe che ci fosse uno scenario di almeno 2 anni e mezzo, non di 15 mesi tra qui le elezioni. Riforme che non siamo mai riusciti a portare a termine, cioè vedi quella della pubblica amministrazione, non solo, Certo, poi tu hai fatto la parolina magica, il PNRR, che è un po' la narrazione, una specie di, come nei racconti di Harry Potter, qualcosa di magico che arriva da un altro mondo. Qualche giorno fa c'è stato il forum della pubblica amministrazione, che ha dato dei dati che ci dicono quanto bisognerà tarare le aspettative rispetto a quello che si potrà fare, perché quei fondi, va spiegato, che non è un bonifico che ti arriva dall'Europa, sono soldi che vengono erogati dietro progetti concreti che poi vengono monitorati, vengono rendicontati, eccetera, cioè sono progetti che vengono finanziati, non sono fondi a perdere. E l'Italia tra il 2014 e il 2020 è riuscita a spendere, secondo il Forum della Pubblica Amministrazione, il 44% dei fondi strutturali di cui avrebbe avuto diritto, con alcune punte tipo la Calabria che è riuscita a spendere soltanto il 6% di ciò che era disponibile. Quindi noi abbiamo un problema nord-sud sulla capacità, appunto, di progettuale e di gestione di questi progetti dei fondi, ma abbiamo anche un problema tra grandi città e piccole città, perché per Milano, per Roma, per Torino hanno degli uffici di progettisti che già normalmente fanno quello, cioè di appunto partecipare ai bandi eccetera, diciamo che è relativamente facile inserirsi in questo, ma il piccolo comune non ha queste competenze, e quindi ci sarà sicuramente, infatti le prime cose che stanno partendo riguardano le grandi città, le periferie eccetera, ma comunque gestito dalle grandi metropoli. Quindi ecco, ci sono diversi problemi di arretratezza della pubblica amministrazione sull'asse nord-sud, ma anche sull'asse grandi e piccoli, che faranno da freno, da zavorra. Dopodiché le riforme impegnative come quelle che hai enumerato te, che sono, diciamo, quelle macroscopiche, diciamo, richiedono maggioranza coesa, e io temo che molte di queste riforme non riescano a passare senza mettere in crisi il governo, perché essendo in campagna elettorale cominceranno i distinguo. E quello, l'unico modo in cui potranno dimostrarlo sarà o boicottando o rallentando le leggi, o addirittura provocando una rottura. Non dimentichiamoci come ad esempio era accaduto il primo governo Conte con Salvini, che all'improvviso un giorno si è svegliato al mattino, uscito dal governo, ecco. E questo in campagna elettorale, diciamo che in realtà potrebbe riguardare chiunque, un po' tutti, ma sono rischi da mettere in conto. Io credo che sarà uno degli anni più difficili della Repubblica quello che vivremo. Oltretutto, cartello 4, e poi passiamo a un altro argomento, perché dobbiamo affrontare ancora due temi. Mostriamo solo che prima delle elezioni del 2023 ci sono anche le amministrative, e che riguardano anche delle città importanti: Genova, Verona, Palermo, Padova, L'Aquila, Asti, Alessandria, Como, Monza. Probabilmente, Alfredo, ci daranno già delle indicazioni, no, rispetto a quello che sarà un po' l'esito di quest'anno difficile, che ci porterà poi alle politiche del 2023. Sei d'accordo? Sono d'accordo, soprattutto direi di osservare due di questi appuntamenti, che sono quello di Genova e quello di Verona, perché a Genova, in Liguria, si è proprio aperta in questi ore una frattura tra il presidente Totti e la Lega, che già comincia a sentirsi un po' il rumore anche da qui, e così come all'interno della Lega, la Lega del Nord-Est, quella di Luca Zaia, non è per niente contenta di come stanno andando le cose. Quindi penso che arriveranno anche dei segnali riguardo alla leadership e ai futuri progetti. Forse a Genova, in Liguria, vedremo già il decollare di questo nuovo centro che dovrebbe nascere, così come potremmo capire anche ad esempio su Palermo che fine fa il Movimento 5 Stelle, perché in Sicilia 5 Stelle era un po' la loro roccaforte. Quindi ecco, abbiamo diversi elementi per trarre qualche linea di tendenza,
pur non essendo grandi città, cioè non ci sono le grandi metropoli come nella tornata precedente, ci sono alcune situazioni che possono essere degli indicatori interessanti. Esatto, allora cambiamo un po' argomento, nel senso che poi insomma restiamo sempre sui grandi temi del momento. Andiamo in Europa, cosa ti aspetti? Domanda molto basica dalla BCE. Giovedì possiamo mostrare anche il cartello 1 sull'inflazione, perché sarà il grande tema, certo. È il grande tema contro il quale devono combattere le banche centrali. Dopo le mosse della Fed, cosa ti aspetti da BCE? Intanto vediamo a confronto appunto i prezzi al consumo tra la Germania, l'Italia e l'Eurozona, ovviamente poi confrontati anche con il Regno Unito e l'America, dove in America ovviamente la fa da padrona con il 7%, insomma, infatti la Fed ha già attivato i primi meccanismi di cambio di politica monetaria. Ecco, cosa succederà giovedì secondo te? Io credo che la BCE sarà conservatrice ancora. Non rincorrerà la Fed, anche perché ultimamente c'è un disallineamento tra le politiche della Fed e la Banca Centrale Europea nel valutare l'evolversi della situazione. Certo, gli Stati Uniti, come lo vedi, tra l'altro devo dire, sono le previsioni, si stanno verificando le previsioni che erano fatte un mese e mezzo fa, forse ne avevamo parlato, sono esattamente questo quello che sta succedendo. Negli Stati Uniti quel 7% comincia a pesare su Joe Biden, cioè quando ha fatto il bilancio del suo primo anno, questo è uno dei punti di sofferenza, perché il 7% di inflazione comincia già a essere un qualcosa che erode i redditi. E quindi comincia a sentirlo la gente nei prezzi e nel valore del proprio stipendio. Il 5% dell'Eurozona, geometrie variabili, no? Vediamo già in questa tabella, 5,3 della Germania, il 3,9 dell'Italia, secondo me è ancora gestibile senza grandi cambiamenti, sì. Soprattutto perché noi abbiamo un grosso problema che grava sull'Europa, che sono le ripercussioni possibili, anzi fattibili, diciamo, del scontro ancora al momento per fortuna solo annunciato tra Russia e NATO sull'Ucraina. Parliamone, perché ti avrei fatto proprio questa domanda poi, no? Perché poi anche l'Europa giocherebbe un ruolo, ecco, rischia di scombinare ancora di più gli equilibri. Beh, noi abbiamo un problema grossissimo in questo momento, perché non sappiamo assolutamente uno se avremo il gas e due quanto lo dovremo pagare. Cioè, stiamo parlando del 40% certo, della fornitura dell'Unione certo. Europea che arriva da lì. Sì, sì. 40%, signori, vuol dire che se l'inverno è molto duro e chiudono quel rubinetto, tra l'altro noi praticamente non abbiamo più riserve, perché non hanno fatto le riserve che avrebbero dovuto fare quando già si cominciava a capire che qualcosa poteva succedere, quindi abbiamo un'autonomia molto breve con le riserve esistenti, cioè è una situazione di emergenza, perché a quel punto dovrei decidere riscaldamento per le famiglie o industrie. Ma se tu decidi l'industria e lasci la gente al freddo a bruciare i mobili per fare nel caminetto, se decidi il contrario chiudi le fabbriche, dopodiché tu stai al caldo a casa ma non hai soldi per la bolletta. Quindi noi stiamo in una situazione che è molto sottovalutata in questo momento rispetto alle conseguenze. Certamente c'è anche da considerare che non è soltanto un problema per noi che in un certo punto ci sia un problema col rifornimento di gas, è un problema per Putin, cioè per Putin vale 60 miliardi il mercato gasifero europeo, certo. E la Russia non può fare assolutamente a meno di quell'ingresso, anche se la Russia sta facendo un qualcosa che in qualche modo potrebbe far valere di meno il rapporto con l'Europa, perché già dal 2014, tra l'altro proprio sul Huffington Post ieri l'ho scritto questo, nel 2014 avevano firmato quell'accordo tra Putin e Xi Jinping che ha creato il primo gasdotto dalla Russia in Cina, il Siberia Power, cioè il potere della Siberia, e adesso stanno pianificando la costruzione di un secondo gasdotto molto più grande che mette in discussione anche la capacità di esportazione verso l'Europa se verrà mandato tutto il gas che si pensa di mandare in Cina. Quindi noi siamo al centro di una partita geopolitica che riguarda l'energia di primissimo ordine, con una potenza che è la Russia, che sta chiedendo il rispetto dei confini geopolitici con l'Occidente, cioè la Russia non accetterà mai che la NATO entri in Ucraina e gli piazzi i missili al confine. Okay. Ma questo è un qualcosa che risale al 1989, quando Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev si accordarono per il ritiro delle forze dell'Unione Sovietica dalla Germania, la riunificazione,
con l'accordo che poi i paesi dell'est non entrassero nella NATO. Sono entrati praticamente quelli europei che sono nell'Unione Europea, sono entrati tutti. I paesi baltici che erano Unione Sovietica sono entrati nella NATO. Per Putin l'Ucraina è il punto di non cedimento, nel senso che lì su quello non cederanno. Quindi o raggiungiamo velocemente un accordo globale che riconosca queste frontiere geopolitiche, e la cosa peggiore è che questo accordo che vede l'Europa, perché saremo noi il teatro del conflitto eventualmente, è decisa dagli Stati Uniti e dalla Russia e l'Europa non c'è. Quindi ecco, o c'è questo accordo o noi rischiamo non soltanto, ovviamente, che sarebbe la cosa più drammatica, lo scontro bellico, ma rischiamo una crisi senza precedente per quello che riguarda, esatto, il rifornimento energetico in un continente dove un paese come la Germania sta anche abbandonando il nucleare, quindi un momento di transizione, appunto. Ok, sì, questo rischia di essere veramente quello che può fare, diciamolo molto, molto tranquillamente, tra virgolette, senza aver paura di dirlo, di far saltare proprio ancora gli equilibri che rimangono, che sono già precari, perdonate, anche perché sul tema dei prezzi, delle bollette, eccetera, già stiamo combattendo, no? E quindi, insomma, sarebbe veramente qualcosa di terribile, al di là del fatto che la guerra in sé sarebbe terribile, però quello che conseguirebbe da questa guerra, che sarebbe poi economica oltre che, certo, insomma, ecco, assolutamente. Allora, Alfredo, siamo quasi in chiusura, però si può incastrare bene, peraltro, in tutti i ragionamenti che abbiamo fatto. È uscito il tuo nuovo libro, io ci tenevo a parlarne un istante, perché insomma i tuoi libri sono sempre molto interessanti, peraltro fanno proprio luce su temi di attualità e sulle prospettive, no, che si hanno anche sulle questioni più importanti di cui parliamo tutti i giorni. Siamo già oltre, eccolo qui, la globalizzazione tra fake e smart. Si parla di globalizzazione proprio tra questi due aspetti. Che cosa vuoi? Qual è il messaggio che vuoi lanciare con questa pubblicazione? Beh, anzitutto il punto interrogativo, cioè la domanda siamo già oltre con un punto interrogativo, vuol dire che non è un libro pessimista, ma un libro che comunque lascia spazio che all'ottimismo, si interroga, okay, che si interroga, sì, e che ci interroga. In realtà è una specie di osservatorio sulla globalizzazione che io da molti anni continuativamente sto seguendo. Avevo già fatto un libro 5 anni fa, questo è un editore nuovo che si chiama Oggi Zero, che si occupa di geopolitica. Io, diciamo, parto dalle piccole notizie per raccontare quei meccanismi molto grossi che poi sono alla base del fenomeno della globalizzazione, con molta attenzione al tema dei diritti, dell'ambiente, della geopolitica e dell'economia, ovviamente. Ad esempio, per fare l'esempio, noi tra qualche settimana la tazzina di caffè probabilmente la pagheremo 1,50 euro. Questa è la notizia, e da lì sono partito, l'ultimo articolo che ho pubblicato ieri sul mio blog, a ricostruire tutta la situazione della filiera del caffè e dell'influenza che ha il cambiamento climatico su questa filiera, che è molto simile a quello che riguarda la filiera del grano piuttosto che della carne. Quindi ecco, dalla piccola notizia tento di spiegare e di raccontare. Poi la globalizzazione tra fake e smart, il sottotitolo, e perché noi purtroppo molte cose le sappiamo male, o le sappiamo, siamo influenzati dalle fake news, ma anche di un falso ottimismo, cioè quello, il falso smart, che io chiamo, un articolo dedicato ai populisti, sì, della Silicon Valley, no? Cioè quelle persone che sono diventati gli uomini più ricchi del pianeta, e soprattutto in quest'ultima fase abbiamo visto l'arricchimento incredibile di chi era ricco e soprattutto di chi lavora in questo mondo della civiltà smart, che non ci vendono i prodotti come sempre ce l'hanno venduto, dicendo compra questo perché è molto buono, ma ci vendono un prodotto dicendo che ci migliorerà la vita, migliorerà il mondo e migliorerà il futuro di tutti. Quindi ecco, queste false promesse della civiltà smart, che poi nasconde tutta una serie, pensiamo al tema del lavoro legato all'automazione o legato alle nuove forme, appunto tutto il mondo delle consegne, eccetera. Ecco, sono molte le ricadute e molte le cose che andrebbero pensate se si capisce bene il fenomeno. Il tentativo di questo libro è quello di dare una, okay, cornice generale, formando anche il lettore su molte cose che purtroppo non ci vengono raccontate tante, ma che meritano sicuramente l'approfondimento, un po' come fai te con i tuoi programmi. Vabbè, grazie, ma infatti dicevo, alla fine si inserisce bene in tutti i ragionamenti che facciamo ogni giorno. Rivediamolo, per chi fosse interessato, insomma,
in questo momento sono temi sicuramente centrali. Siamo già oltre la globalizzazione tra fake e smart. Vediamo se dalla regia possono mandare ancora la copertina, così lo vediamo mentre ti salutiamo. Allora, eccolo qui, perfetto. Grazie Alfredo Luis Somoza, presidente ICEI. A presto sulle fonti TV e buon lavoro. Grazie per Grazie essere stato con noi. Grazie, a te Manuela, buon lavoro e buon proseguimento.